Vale a tutti ragazzi, benvenuti. Siamo al, credo, terzo episodio di questo bel giochetto. Vale a tutti ragazzi, benvenuti. Allora, dovremmo essere al terzo episodio, credo, perché poi dipende anche un pochino come dividerò le varie che sto registrando tutto allo stesso giorno, quindi poi devo un po' vedere come dividerò i vari episodi. Noi abbiamo l'altra volta costruito il nostro ranch, l'abbiamo demolito e poi costruito di nuovo. Molto carino, questo diciamo è quello base da 500 dollari, però è molto carino. Adesso il tutorial è finito, quindi noi siamo liberi di fare un po' quello che vogliamo. Io direi che questa catapecchia far presto, non ci voglio stare un'ora, perché nel demolire non è molto sbrigativo questo tempo, ha le sue teorie riffisime psicologiche. Bisogna prima eliminare tutti i supportini. Ok, ha fatto presto, meno male. Io questo non ho capito bene che cos'è. Ok, più che altro anche perché era proprio brutto da vedersi. Poi non so se mi dà dei soldi demolendo, perché l'altra volta ci aveva dato dei soldi, ma penso che era solo per la riuscita della missione del tutorial. Ok, infatti quando abbiamo costruito la casa ci ha dato 1000 dollari. E credo, se non mi sbaglio, 500 quando l'abbiamo demolito. Adesso questo qua ce la teniamo per il momento perché fa schifo, ma non trovo. Oddio, no, fa veramente schifo. Però questa mi sa che non ce la fa demolire. Male. Questa al momento non ce la fa demolire. Va bene. Noi abbiamo fatto anche il nostro pollaio, le galline si fanno i cavoli. Ma perché a metà? Ce l'hanno qua il mangime, c'hanno l'acqua, c'hanno il cacao uova. Perché hanno dei problemi? Allora, le assi io ne ho fatte un bel po' in più perché pensavo, in realtà con una ventina di assi ce la facciamo a costruire quello che dobbiamo. E quindi adesso ragazzi, direi con 1300 dollari vediamo intanto cosa si potrebbe costruire. Pollaio grande, pollaio premium, piccolo. Vabbè, ma se parliamo solo di pollaio qua. Penso che ci sia solo il pollaio nella vita. Stalla, ah, questa è la stalla. Cavolo, che prezzi però. Un po' troppino 900, perché io prima. Ah, il pozzo per prendere l'acqua non sarebbe male, molto probabilmente è la cosa che dobbiamo fare più urgentemente, perché se le galline rimangono senza acqua, credo che vanno all'altro creatore. Torre radio, ma non mi interessa al momento. Non è che mi frega di sentire la radio. Se non costa troppo, si potrebbe fare pozzo. 100, no, 100 va bene. Ha già costruito? Quindi ruota il mouse per alzare o abbassare. Sì. Viene il mal di mare. No.
Sì. Ma più di così non va. Ma non c'è l'acqua. È un pozzo finto. Mi hanno fregato i soldi. Cioè io devo stare a roteare il mouse. Mamma fa culo, va. Vabbè, poi ci ragioneremo sopra. Comunque, sì, idea carina, però. Se non devi farmi venire il mal di mare, capito, tanto l'acqua ce l'abbiamo. Lei ha mangiato. Allora, voglio andare un po' a esplorare, va. La benza ce l'abbiamo, però andiamo a prenderci la tanica perché... Ecco. Vabbè, tuffo, eh. Tuffo l'impionico. Ma anche questo andrà demolito, molto probabilmente. Però facciamo con calma, perché... Non vorrei spendere tutti i soldi e poi quando ci serve qualcosa. Siamo senza. Però una mappa ci vorrebbe perché poi io. Scusate, che poi il tutorial. Ecco, del ranch nostro è questo. Qui c'è l'emporio, concessionario, la mappa è molto piccola in realtà. Missioni, opzioni, glossario, menu circolare. Sembrerebbe che comunque la mappa sia abbastanza piccola. Quindi dove stiamo andando noi? Al concessionario. Forse al ferramenta di qua. Vediamo cosa vende il ferramenta. Ma porca. Ma me lo segnala il ferramenta, no? Ma lo trova da me. Quindi per ora quello che possiamo fare è comprarci una macchina migliore. Ma non è la filamenta questa, mi scusi. Sì. Non c'è nessuno. Ma Luna, sarà in posa pranzo? Voglio dire una cosa però. Beh, il parcheggio sulle rotaie è proprio l'ideale, eh? Open! Da dove open? Mi scusi. Ma non c'è niente. Io vado di qua, blocca, aio, eh sì, non si può, ok, quindi vediamo un attimino, andiamo all'emporio. La mappa così è un po' scomoda però, eh? Specialmente per uno come me che la mappa la deve vedere 700 volte al secondo perché ha un senso dell'orientamento inesistente. Ma se io la investo
Oh, è volato! Vabbè, che a prendere le cose con la zip sono bravo. Specialmente quelle ferme, ecco, negli alberi. Madonna, ti inciccio. Se scendo si incavola. Oh, prendi. Bastardo. Hai capito come mi attacca? Maledetto. Ma è grosso, eh? Il grosso è con la jeep, però. Famone. Guarda, si nasconde tra gli alberi. È più forte della jeep questo. Allora, caricare, mannaggia a te, muoviti. Morto? Ok, poverina, cioè un po' mi dispiace. Ah! Vabbè, contento lui. Carne aromatizzata alla benzina, ti dà quel retrogusto amarognolo che è un po' tossico, veramente buono. Oddio, sembrava il treno. Beh, comunque l'orso con 3 o 4 colpi è andato giù, 5, no, niente di impossibile, basta prenderlo alla lontana. Ma non erano 4 pezzi? Perché poi è così buio? Vabbè ragazzi, tanto non so manco cosa farci, ci accontenteremo di 2. Andiamo a vedere all'emporio cosa posso comprare, ragazzi, poi magari vediamo un po' cosa fare, perché credo che questo gioco ancora manchi un bel po' di cose, perché credo che oltre se questo a costruire magari la stalla o il garage, non credo che tagliare alberi non credo si possa fare neanche quello che è vero, perché anche qui per esempio questa struttura qua al momento è inaccessibile, quindi sono cose che magari implementeranno poi. L'unica cosa, mancherebbe una minimappa da poter tenere sempre sott'occhio e le indicazioni di dove sono i negozi, perché il tutorial li segnava. Bravo, fatti schiantare, complimenti. Anche poi questa luce qua non si vede, una ceppa. Se posso comprare qualcos'altro. Allora, qui si potrebbe comprare il gallo, penso, per fare i pulcini, il maiale, la mucca,
Poi il cavallo, quindi potremmo anche andare a cavallo, anche se al momento non è disponibile, penso perché non abbiamo i soldi. Poi un'altra tonica di benzina, la mannaia, serbatoio idrico, le munizioni. Però i soldi per il serbatoio idrico li avrei, però è non disponibile, quindi bisogna capire da cosa dipende. Fatto che non posso comprarli, la carriola nemmeno, ovoscopio, ovvero taglierba, più o meno sono le cose che abbiamo già visto, il bidone del latte, le mucche 6,50 per un po' troppino, magari io prenderei il gallo e il maiale. Il maiale perché lo voglio vedere, il gallo perché almeno faccio accoppiare le galline. Ok, però non c'è tantissima tantissima roba, al momento. Ma prendiamo questo. E dai, è notte, mannaggia. Maiale mi segue, però io devo sistemare qui la roba. Però ragazzi, è troppo buio, cioè io capisco che è notte. La notte selvaggia, ma... Sta qui, mannaggia. Ho capito, ma almeno un'illuminazione sulla strada. Ora questo non investono pure. Vieni qua. No, oh, che bello. Dove diavolo vai, maledetto? Ma non voglio liberarlo, voglio prenderlo. Ah, ma mi segue a piedi? Col guinzaglio, ma sono in macchina io. Ma non penserai mica che me la faccio a piedi? Puoi trasportare il bestiame in auto, vedi capacità di carico, premi il tasto E quando sei di fronte agli animali di grande dimensione per controllarli e farli salire in auto. Venga, salga. Salga, mannaggia al buio. Ma non mi sale. Via. Non vedo una ceppa. Salga. Vai. Però devi salire. Mortacci tua. Ah. Scarica il veicolo, ma non c'è un cavolo sopra. Chi ti compra? No. Ma scusa, c'entrano due maiali, no? Vieni anche te che mi hai rotto le balle. Vieni anche te. La carne di maiale, poverino. No, è di orso, non si preoccupi.
Vabbè, la prenderemo poi un giorno. Sta roba qua. Sai che devo fare due viaggi. Dovremmo fare anche una recinzione per il maiale, qualcosa, molto probabilmente. La strada dovrebbe essere quella lucetta là in fondo. Certo, senza mappa, va bene che non è una, proprio una grande città, eh. Ho preso qualcosa. Andiamo a dormire. Dai. Ah, questo maialino come è fatto? Caruccio. Dove vai? Dove vai? Vai in casa? Va bene, allora andiamo al gallo, tiè, fare tutte le sorcerie che vi pare. Non so se farai pulcini, eh. Io credo. Ma non è detto. Quindi se io volessi costruire. Qui mi c'è sempre pollaio. Ce l'ho con il pollaio. Sempre pollaio. Qui non so cosa. Mangiatoia. Magari aspettiamo, facciamo quello più grande. Va bene, ragazzi, direi che per il momento non credo che ci sia da fare grandi cose, almeno che non ci abbia delle cose un po' nascoste da portare avanti, perché la mappa la vedo abbastanza piccola. Nel senso, c'è il venditore di auto, la stazione di servizio, l'emporio, la ferramenta e basta. Quindi non credo ci abbia questo grande sviluppo come io pensavo, perché ideologicamente si potrebbe fare di tutto in questo gioco qua. Quindi io, ragazzi, direi di concludere qua, poi magari lo riporteremo più avanti quando implementeranno anche qualcos'altro. E tanto vi saluto e ci vediamo la prossima volta quando mi arriva qualcosa di nuovo, ve lo porto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!